Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Vorrei parlarvi dell'esplosione di Borgo Panigale del 6 agosto, vorrei parlarvi del crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto e un pochino affrontare anche l'argomento sicurezza stradale. In fondo sono un vlogger on the road, quindi penso che ci possa stare. Pertanto cominciamo! Sigla! Il 6 agosto 2018 ero in viaggio in auto per Trento. Normalmente abbiamo sempre fatto questo viaggio come un'unica tirata, per così dire, partire da Siracusa e arrivare a Trento. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo pensato invece di fermarci a Frosinone, quindi quando c'è stata l'esplosione noi eravamo in autostrada, abbiamo mangiato in autogrill. Ora, io il raccordo me lo ricordo, perché quando andavo in treno fino a Bologna con il servizio dell'auto al seguito, poi andavo a prendere la tangenziale di Bologna dalle parti di Borgo Panigale, mi facevo una bella passeggiata, quindi ci sono passato diverse volte in passato. Ora, dopo questo incidente, dopo l'esplosione, ho realizzato un vlog che doveva essere il vlog di oggi, destinato a parlare di sicurezza stradale e distanza di sicurezza, visto che il camion di GPL che ha tamponato l'altro non sappiamo se per una distrazione, per un malore dell'autista, per chissà quale motivo, e volevo parlare un po' in generale di questo, di quelli che sono gli spazi di frenata dei camion, di quelli che sono gli spazi di frenata di un'auto. Fare un vlog del genere, se ho un camion che ha una massa molto più grossa, che va magari a 80 km orari, ma ci sono 12 tonnellate di peso, una massa inerziale di 12 tonnellate non è che tiri un pestone al freno e si ferma in 3 secondi, tiri un pestone al freno qua e si ferma fra 200 metri, magari. Ero andato nel bosco, perché eravamo andati a fare una bella passeggiata, avevo trovato un bel posto e ho girato tutto il video. Questo il 13 agosto, quindi il 14 agosto io con calma, nel pomeriggio, volevo montare quel video, ma il 14 agosto è successo invece il crollo del viadotto Polcevera. A quel punto ho capito che no, non era più il caso di parlare semplicemente di sicurezza stradale, limitandosi a parlare del rispetto della distanza di sicurezza, perché l'argomento diventa un pochino più ampio e un pochino più complesso. Ora, se è vero che il rispetto della distanza di sicurezza nel caso dell'esplosione in A14 avrebbe sicuramente contribuito a rendere meno grave l'incidente, magari non ci sarebbe stato l'incendio e l'esplosione, magari il camionista che portava GPL avrebbe avuto uno spazio di frenata, un tempo di reazione differente, magari avrebbe comunque tamponato il camion, ma magari non si sarebbe sviluppato l'incendio, avrebbe solo tamponato il camion a bassa velocità. Ma non possiamo stare qui a dire «Ah, se è così, se è colì», come dice il detto, e se mio nonno c'aveva i cingoli era un carro armato. Ora, io non sono un autotrasportatore, quindi non sono tutti i giorni a fare viaggi lunghi sulla strada, però mi muovo moltissimo in auto per via del mio lavoro e faccio viaggi lunghi diverse volte. Mi è capitato di fare addirittura la tratta Siracusa-Trento o ritorno diverse volte nel corso del tempo, quindi un po' un'idea di quello che c'è sulle strade ce l'ho. E quello che vedo sulle strade, come disse una volta qualcuno, è qualcosa che fa accapponare i capelli. Ci sono persone per strada che, veramente, come dice un mio cliente, sarebbe da non solo mettergli la patente nel tritacarte, ma proprio prendergli il veicolo,
schiacciarlo in una pressa, attaccarci una catenina, fare un bel portachiavi, ecco, adesso vai a piedi per tutta la vita. Precedenze che non esistono, semafori che sembrano essere messi come elementi di arredamento urbano. In autostrada del Brennero, dove vige il divieto di sorpasso per i mezzi trainanti rimorchi, mi è capitato di vedere un articolato di benzina, sì, benzina, targa DR331203 che faceva un sorpasso. In autostrada mi capita diverse volte di vedere camion che trasportano GPL. Per i curiosi, sempre parlando di targa ADR, 23-1965, la targa ADR dei gas di petrolio liquefatti. Mi è capitato di vedere video in cui si spiegano quali sono i meccanismi di sicurezza e di difesa dei serbatoi che contengono GPL. Per esempio i serbatoi che vengono installati per l'uso domestico comprendono una serie di valvole di sfogo che si aprono e fanno scaricare molto velocemente il gas per evitare proprio lo scoppio del contenitore. Quindi mi viene anche da chiedermi come sia possibile che il camion sia arrivato ad esplodere, però considero anche che comunque il camion è rimasto letteralmente a cuocere sotto l'incendio, quindi probabilmente magari è anche entrata in funzione la valvola di sfiato, ma il calore è stato tanto che comunque, nonostante la valvola di sfiato, la pressione si è accumulata ed è arrivato ad esplodere comunque il camion. La situazione è molto complessa. Come ti comporti quando tu stai guidando tranquillamente, stai pensando ai fatti tuoi, e improvvisamente 50 metri davanti a te due camion si tamponano e scaturisce un enorme incendio, oppure 20 metri davanti a te crolla improvvisamente il viadotto, o un cavalcavia, perché è successo anche questo nel passato. Guidare sulla strada implica non solo un'attenzione molto elevata nei confronti dei dettagli, un'attenzione molto elevata nei confronti delle regole del codice della strada, nei confronti degli altri utenti, obbliga anche a rendersi conto che non tutto quanto è sotto il nostro diretto ed immediato controllo. Noi possiamo controllare quello che facciamo noi con il nostro mezzo, che sicuramente influisce moltissimo. Molti anni fa lavoravo ancora in televisione, una sera di Natale ne avevo parlato, c'era stato un grave incidente stradale vicino alla zona industriale, e un tamponamento frontale, e lì uno deve pensare, sì, bisogna tenere molta attenzione alle regole del codice della strada, ai limiti di velocità, alla guida del veicolo. Ok, ma che cosa fai quando tu stai guidando attenendoti perfettamente alle regole e un'auto ti si fotocopia addosso improvvisamente a tutta velocità? Che cosa fai quando ti stai attenendo perfettamente alle regole del codice della strada e il viadotto crolla? È una situazione sicuramente molto complessa. Se è vero che esistono delle situazioni che possiamo definire l'imponderabile, ciò non toglie che il rispetto delle regole del codice della strada, il rispetto delle regole di sicurezza, come la distanza di sicurezza, i limiti di velocità, allacciare la cintura, eccetera, contribuisca grandissimamente a ridurre il più possibile i rischi in caso di una grave fatalità, di un grave incidente, di una situazione totalmente inattesa. Se io sto mantenendo la distanza di sicurezza corretta rispetto al veicolo che mi precede, se improvvisamente il veicolo che mi precede si deve bloccare perché gli è crollato un cavalcavia davanti, io però sono nella posizione e nella possibilità di frenare per tempo, di non arrivare a tamponare chi mi sta davanti, di non arrivare a contribuire a rendere la situazione più complicata, quindi questo influisce sicuramente, però purtroppo rimane l'imponderabile, rimane la possibilità che succeda qualcosa di molto grave, rimane la possibilità che ci sia l'incidente con i mezzi che si incendiano. E lì che cosa fare? Lì c'è ben poco da fare, lì ci si può solo fermare e scappare, si può spegnere la macchina, uscire e allontanarsi in direzione opposta all'incendio, in direzione opposta al crollo, non resta molto altro. Voi guidate, avete fatto viaggi lunghi, viaggiate in autostrada, avete visto situazioni particolari in città o in autostrada, sapete quali sono le regole del codice della strada per la sicurezza, come appunto la distanza di sicurezza, applicate queste regole, oppure vi capita di trovarvi che volete fare un sorpasso, anche se siete in autostrada a 130 all'ora, state a 2 centimetri dalla persona che vi sta davanti in attesa di poterla superare. Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, parliamone su Twitter con l'hashtag di DVOTR, parliamo
meno dell'incidente che c'è stato a Borgo Panigale. Io ho un amico che abita proprio a Borgo Panigale e quel pomeriggio mi sono sentito con una serie di persone che abitano a Bologna per sapere com'era la situazione, anche perché non di tutti conosco la zona in cui abitano. Per esempio mi sono sentito su WhatsApp con Wesa, perché non conosco la zona in cui abita. L'amico che abita a Borgo Panigale, per fortuna, era lontano da casa perché era in vacanza e si è sentito coi vicini, non hanno avuto danni, non hanno avuto grossi problemi, ma così sono curioso di sapere un pochettino la vostra. Voi magari abitate a Genova, voi magari conoscete la storia del viadotto Polcevera sicuramente meglio di me. Io ci sono passato sopra solo una volta diversi anni fa, andando a Genova con degli amici, quindi è una strada che non conosco molto bene. Pensate che ci siano delle cose che si possono fare, oltre alle normative già previste, per migliorare la sicurezza sulle strade? Di nuovo, parliamone, sono curioso di sentire un pochettino la vostra. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a parlare di un argomento importante, ma quantomeno in maniera leggera. Se ce l'ho fatta vi invito a mettere pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!